Dottor Pistilli? Sì, Lei dovrebbe essere ormai super esperto di collegamenti, perché da un bel po' che andate a svolgere i consigli comunali attraverso i collegamenti web, le piattaforme. questo è vero, anche se Non la vedo però, che cosa è probabilmente, successo? Stava facendo palestra? Sì? No, dicevo, probabilmente, come dicevano i latini, siamo oramai una rara avis, uccelli rari, perché siamo fra i pochi a celebrare ancora il Consiglio Comunale in via E telematica. lei è l'Aquila Però di bisogna quei. anche verificare se è vero che invece le riunioni di maggioranza si tengono sul Palazzo di E Città. noi, e il popolo per questo vota i consiglieri comunali e per questo vuole che quindi voi facciate da Segugi e da Detective 007 andiate a verificare. Perché? Voi pensate veramente che le riunioni di maggioranza si svolgono sul palazzo e quelli di consiglio invece le assise del consiglio comunale sulla piattaforma? È una battuta che fa, una delle sue? No, Ma perché non sì, la è vedo? utile questo in Non la vedo, giro, dottor Pistilli? io francamente questo non l'ho verificato, No. però qualcuno dice che effettivamente qualche riunione di maggioranza si è tenuta in palazzo. Dottor Pronto? Pistilli, non la Io la vedo. sento. Perché non la No, io la vedo? sento, io la No, sento. perché non la Sento. vedo? Mi vede? Ah, E benissimo. forse perché ha una telecamera vecchia. Io? Sì, tutto può dire tranne che la nostra tecnologia non sia 4.0. Se può andare un po' più indietro, perché la nostra tecnologia va in Io vado profondità. sempre avanti, non Ah, in indietro. questo caso deve andare indietro, altrimenti viene il faccione, e viene il faccione in onda, e spaventiamo chi ci ascolta. Faccione, io credo di essere, Ora non si dico vede in questo forma, ma perfetto. quasi. Ora si vede perfetto. Lei tifa per Grazie. l'Inter, dottor Pistilli? No, sono milanista da E perché sempre. porta la cravatta nera-azzurra? Che colore è quella? Gliel'ha No, regalata Fitto? Chi gliel'ha regalata quella cravatta? questa è una cravatta che ho acquistato dal mercato. Quindi, a proposito di mercato, come vanno le cose? È ripresa l'attività? I commercianti stanno vendendo, insomma, c'è affluenza? Ci auguriamo di sì. Io me lo auguro. Me lo auguro, però non mi pare che poi venga frequentato come ai vecchi tempi. Questo non credo che si stia ancora verificando. Diciamo che è una fase di ripresa, non so quanto allettante sia per i commercianti, però purtroppo è la realtà. Dottor Pistilli, per quanto riguarda il Consiglio Comunale di ieri, l'avete svolto nuovamente attraverso la piattaforma. Ecco, Sì. quindi a Palazzo di Città ognuno aveva la sua stanza e il suo computer. No, In che senso questa è una no? Sta battuta, no? scherzando forse, dottor Io Pistilli, forse lei no. starà scherzando, mi dica che lo ha fatto da casa o dall'ufficio, non ci credo. Dall'ufficio l'ho Quindi il fatto, regolamento ascolta. prevede che voi da casa vostra possiate partecipare a un'assise pubblica anche se in periodo di coronavirus? Questo l'ho già contestato, Sì? però abbiamo anche scritto al Che prefetto, non ha perché risposto. no, E ci mancherebbe se risponde il appunto, prefetto. È il Ministero dell'Interno che ci dovrebbe spiegare se dal punto di vista tecnico-amministrativo, democratico, che un consiglio comunale si possa svolgere stando a casa dove ognuno può subire l'influenza di chi è o ha attorno. Non so se è chiaro. L'assise consigliare è proprio pubblica per garantire democraticamente che nessun consigliere nell'espressione del suo voto possa ricevere influenze. Chi mi garantisce da cittadino che il dottor Pistilli, io faccio il suo esempio perché lei è presente, non abbia subito influenze durante una votazione? Durante la credo che votazione, non so questa. se è chiaro. Io ho sollevato una questione, credo più Più leggera?
più sottile. Ah, innanzitutto sì. Loro con un provvedimento, se non ricordo male, perché sono passati diversi mesi, del Presidente del Consiglio, volevano regolamentare le sedute in videoconferenza, in via telematica per essere più precisi, naturalmente senza l'avallo, la discussione della conferenza dei capigruppo e soprattutto dei consiglieri comunali. Sono più chiaro perché forse non ho espresso al meglio il concetto. Noi abbiamo un regolamento di consiglio comunale con il quale discipliniamo i lavori delle sedute. Questo regolamento, per poter essere modificato, necessita di una seduta di consiglio comunale. Non può un presidente del consiglio o un sindaco, con atto monocratico, modificare un regolamento partorito dalla somma assise, anche in uno stato emergenziale. Questo non è possibile. Come anche non si possono fare variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio da parte della Giunta in videoconferenza. Perché se la videoconferenza viene messa in pratica per deliberare i provvedimenti di giunta, potevano benissimo convocare un consiglio comunale per approvare eventuali variazioni di bilancio che sono riguardanti la fase epidemiologica. Invece loro ci hanno voluto estromettere adottando variazioni di bilancio con i poteri del Consiglio in giunta. La giunta si è tenuta in videoconferenza. La ratifica di queste variazioni di bilancio in videoconferenza la volevano fare in Consiglio Comunale. Ieri, quando siamo arrivati a questi punti, la maggioranza ha abbandonato l'aula perché ci sono alcune variazioni di bilancio che non sono state ratificate entro i 60 giorni e queste ratifiche fanno riferimento alla posticipazione del pagamento di alcuni tributi. Abbiamo chiesto alla segretaria se è possibile ratificare oltre i 60 giorni, lei ha detto che si può, perché stiamo in una fase emergenziale. Non c'è scritto da nessuna parte. Quando ho sollevato questo problema, la maggioranza, non sappiamo se per questo problema, ma quando l'ho sollevato è successo ciò, ha abbandonato l'aula. Vabbè, lei dice abbandonato l'aula, ho abbandonato il computer. L'aula virtuale. Oggi sei in vena. Oggi sono molto in vena perché vede il palazzo di città, tante stanze, tantissime stanze. Perché voi dovete essere collegati da casa? Io non riesco a capirlo. E non dalla sede istituzionale, nella sede istituzionale. Stiamo sollevando. Non c'è più il blocco, non dovete fare nemmeno l'autocertificazione per spostarvi. Hai ragione. Troppo buono, ogni vede? Poche volte lei mi dà ragione, sì. No, ogni qualvolta si celebra, questo piano sta malissimo, proprio malissimo. È venuta male. Te lo posso garantire, no. Ti stanno malissimo. Ma fatti consigliare da tua gli occhiali, madre. Ma se le ho detto che questi sono nuovi, di zecca proprio, di zecca. Eh sì, ma fatti consigliare da qualcuno, figlio mio. Hai dei pessimi gusti. Lei che ha, qual è il problema? Perché se possiamo intercambiarli, io le do i miei e lei i suoi. Cambiamo solo gli occhiali, non il resto. Le lenti? Anche la montatura. Anche la montatura. Il grado di miopia che hai, non so quanto è. No, è leggerissimo. Lo so, ma molte volte vedo che sbatti contro i muri.
Ma quello non è per gli occhiali, quello non è per gli occhiali, è la burocrazia, è ciò che fa la politica che alza i muri. Però, dottor Pistilli, non cambia argomento, non cambia argomento. No, no, che quale argomento? Eh sì, e quindi, ci sono tante stanze lì, ma perché no, l'autocertificazione non si fa più, dovete stare a casa. È una cosa proprio che non concepiamo, proprio non capiamo. No, non solo dobbiamo stare a casa, si è deciso. Di non misurare più la temperatura a chi? Per accedere alle palestre. Stanno già avviando una serie di aperture. Mi scusi, dottor Pistilli, scusi se la interrompo. Quindi se io, consigliere, ho la temperatura 40, sto partecipando al consiglio e nessuno se ne accorge. In che senso? Ora questa non l'ho No, e la spiego meglio. Se io partecipo a un consiglio comunale, potrei avere anche la temperatura 40-41 e partecipare stando a casa. È giusto, si potrebbe, perché... Si potrebbe. Mica voi fate l'autocertificazione. Ecco perché non ho colto la battuta. No, per capire se la seduta poi è valida, non so se sono chiaro, se la seduta è valida. L'ho compreso questo. Ho detto anche che abbiamo scritto al prefetto non solo per quanto riguarda la celebrazione delle sedute di consiglio comunale in via telematica, ma anche per quanto riguarda la regolamentazione delle stesse, che non possono essere disciplinate con atto monocratico. L'ho detto poco fa. Non abbiamo ricevuto nessuna risposta in merito e ciò nonostante, pur avendo notificato questa diffida agli organi istituzionali tutti e all'apparato burocratico, questi procedono a piè sospinto. Di fronte ad una testardaggine politica del genere, io che cosa ci posso fare? Se vuoi ti fornisco anche la documentazione, ma questo l'abbiamo fatto non oggi, prima che iniziassero le sedute in via telematica, cioè alcuni mesi or sono, e ti aggiungo ad aprile, perché ad i nostri telespettatori possano averne contezza, che le stesse si terranno con questo sistema fino alla fine del mese di luglio, mentre nel frattempo si aprono discoteche, musei, teatri, cinema. Ora è chiaro. E quindi? E quindi, di fronte a questa cosa, cosa bisogna fare? Occupare il comune. Quindi a voi è stato tolto anche il diritto di occupare l'aula? Certo. Certo. Mi scusi, dottor Pistilli, io voglio farle un esempio, ma giusto per ironizzare un po', lei potrebbe avere il tè con la cannuccia, il paninazzo, sai, quelli che si portano a Roma, un panino alla Nutella, una birretta, un fiaschetto di vino, e mentre partecipa al consiglio comunale fare quello che vuole, è così, ho capito bene. Sì, ma infatti, se voi seguite il consiglio comunale, mentre qualcuno come me rimane attaccato alla videocamera, tranne qualche momento in cui si hanno delle necessità, ci sono alcune videocamere che soprattutto durante l'ora di cena si spengono e poi si riaccendono, consentitemi due termini, dopo mezz'ora, 45 minuti, e ti vedi qualche consigliere molto più disponibile, gioviale. E va bene, perché ma quindi quella telecamera spenta corrisponde all'assenza del consigliere nel verbale. No, lo so questo. Posso supporre che si sia allontanato anche per qualche necessità, per carità. Però come può essere che voglia spegnere la telecamera perché non vuole farsi vedere in continuazione? Oggi mi stai sollevando una serie di problemi che sono di ordinaria amministrazione. Vuole parlare di qualcosa di più importante? Di che cosa dobbiamo parlare? Mi dica.
No, no, che dovrebbero rientrare in una questione molto più particolare. Io ritengo che possiamo anche affrontarle, queste problematiche e magari dedicare una seduta al... un'intervista. Ecco, allora, dottor Pistilli, cosa avete approvato ieri? Ma noi ieri non abbiamo approvato nulla. Come sarebbe? Ieri abbiamo discusso le interrogazioni, le mozioni presentate dalla minoranza. Quando siamo giunti ai punti presentati dalla maggioranza, lo dicevo poc'anzi, la maggioranza ha abbandonato l'aula. Quindi, ha fatto venire meno il numero quindi legale. Il punto uno delle, siamo più precisi. Il punto 1 delle mozioni, eccetera, eccetera, è stato discusso, il punto 2 delle interrogazioni pure, il punto 3 letture, approvazioni verbali, sedute precedenti, lo avete discusso, giusto? Sì, c'è una cosa che non mi è piaciuta ieri da per quanto riguarda l'atteggiamento da parte della maggioranza, quando sono stati sollevati, è stato sollevato il problema del riconoscimento della cittadinanza onoraria a Livio Macchia. Dovete sapere tutti che questo provvedimento fu adottato dall'amministrazione Carlucci nel precedente mandato. Non è stata mai data questo riconoscimento. 2 anni or sono ho presentato un'interrogazione per sollecitare il provvedimento adottato dall'amministrazione Carlucci, mi fu risposto che avrebbero ottemperato nel più breve tempo possibile. Sono passati altri 2 anni, è stata presentata una mozione da parte dei colleghi Dantini e Montenegro, e la maggioranza ancora una volta ha dato il taglio che a loro fa comodo, cioè hanno detto in questo momento particolare non possiamo pensare ad organizzare concerti, ma quei soldi dobbiamo utilizzarli per far fronte alle esigenze delle famiglie e delle attività in affanno. Ho ricordato a qualcuno che non è questo il momento per provvedere alla organizzazione di un concerto, ma ci sono stati tempi e modi, quindi 5 anni sono trascorsi, durante i quali si poteva ottemperare a questo, considerato che per esempio nel corso degli anni si sono spesi molti soldi per tante iniziative, diciamo attingendo ai capitoli cuore di banda, cuore di Puglia, e sono stati dati, lo abbiamo discusso nella precedente intervista, anche contributi ad iniziative per le quali era previsto il pagamento del biglietto d'ingresso e sponsorizzazioni da parte di privati. Loro ti hanno completamente cambiato la questione parlando di una iniziativa che volevamo portare avanti noi. Io questa iniziativa non l'ho firmata, ma ho cercato di far comprendere alla maggioranza che in 5 anni si poteva fare qualcosa, considerato che il provvedimento era questo. L'altro provvedimento che noi abbiamo discusso e per il quale io ho chiesto alla maggioranza la collaborazione istituzionale è la proposta di agevolazione parziale o totale dei tributi per tutte le attività e i cittadini colpiti dalle restrizioni, così come previste dal DPCM emergenza Covid, variazioni di bilancio. Che cosa abbiamo presentato noi? In tempi non sospetti, mi riferisco al 27 marzo del 2020, quindi quando iniziava
la fase emergenziale è prima che la stessa scoppiasse. Chiedevamo di valutare la riduzione della Tari, la riduzione o l'abolizione della TOSAP, cosa che poi il governo ha deciso di fare nei mesi successivi. Noi siamo stati antesignani in questo. La riduzione dell'IMU al 5 per mille e della TARIC, che sarebbe la tassa di occupazione di suolo pubblico che solitamente pagano le attività commerciali, quali bar, pizzerie, ristoranti. Perché parlavamo della riduzione della TARI? Perché molte attività, a causa della fase epidemiologica, sono state chiuse. Questa chiusura ha comportato una mancata produzione di rifiuti. Se vi è una mancata produzione di rifiuti, non per un giorno, ma per 3 mesi, è scontato che io, attività commerciale, devo pagare meno perché ho prodotto meno rifiuto. Per quanto riguarda l'IMU, le aliquote IMU, noi avevamo chiesto, peccato che tu non vieni più a riprendere le sedute del Consiglio Comunale, circa un mese fa, una mozione con la quale chiedevamo di rivedere le aliquote IMU, soprattutto per quanto concerne quei terreni, quei suoli sottoposti a vincoli e per i quali non è possibile alcuna trasformazione urbanistica. La maggioranza mi chiese di ritirare l'argomento per affrontarlo insieme, approfondirlo e addivenire ad una soluzione che potesse alleviare le tasche di quei cittadini che pagano un IMU esosa su terreni che non possono essere utilizzati per l'edificazione, per la trasformazione. Questa commissione, pur essendo decorso un tempo abbastanza maturo, ancora oggi non è stata convocata, ma a prescindere da questo, noi abbiamo proposto questa riduzione dell'IMU. Perché? Perché riteniamo che, per quanto concerne l'IMU, il comune di Acquaviva delle Fonti ha stabilito un'aliquota al 9,60, il massimo è il 10,60, il minimo stabilito dallo Stato è 8,60, quindi noi stiamo ben oltre il minimo. Cosa succede in questo caso? Che quando noi prevediamo la riduzione di una aliquota IMU, lo facciamo per il valore catastale e per quegli immobili che sono adibiti a civile abitazione, commerciali e artigianali. Il pagamento dell'IMU di questa tipologia di immobile viene incamerato integralmente dal comune. Quindi, se un immobile ha un valore di 150.000 euro, il comune intasca integralmente circa 1.500 euro l'anno. Se un'attività commerciale, l'immobile adibito ad attività commerciali, così sono più preciso, ha un valore di 300.000 euro, il comune incamera integralmente, senza trasferire un centesimo allo Stato, circa 3.000 euro. È scontato che se noi vogliamo venire incontro alle attività commerciali, alle famiglie,
invece di distribuire eventuali futuri e futuribili contributi a pioggia, magari perché devono aver rispettato il pagamento e quant'altro, riducete l'IMU per quanto riguarda le civili abitazioni, le attività artigianali, quelle commerciali. Solo per quanto concerne la tipologia D, la categoria D, cioè opifici, quindi capannoni, l'80% va allo Stato e il 20% al Comune. Quindi su un capannone di 300.000 euro, il 20%, 600 euro, vanno al Comune. Ora, io posso comprendere che questo tipo di immobile che prevede un trasferimento allo Stato, il Comune possa fare nulla o ben poco, ma per tutta quella IMU che il Comune incamera integralmente, perché non si deve prevedere una riduzione all'8,60, visto che oggi è al 9,60, una riduzione per alleviare attività artigianali, commerciali e civili abitazioni, invece di distribuire contributi a pioggia a chi? Perché? Per quale motivo? E noi la proposta, alla fine, sapete perché l'abbiamo ritirata? Perché io ho chiesto all'amministrazione comunale che la nostra proposta non era fumosa, demagogica, populista, per gettare fumo negli occhi e per apparire belli agli occhi dei nostri concittadini. Nella nostra proposta noi abbiamo chiesto di valutare l'eventuale utilizzo di amministrazione, di stornare tutti quei capitoli destinati ad attività ricreative, sportive, culturali, canore, cioè tutte quelle manifestazioni che creano aggregazione e che comunque, seppure in maniera limitata, si potranno tenere, non so fino a che punto sia opportuno tenerle, ma prescindendo da questo, è, dicevo, anche l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolata. Perché abbiamo chiesto questo? Abbiamo chiesto questo per un confronto con gli organi gestionali, per sapere fino a che punto queste nostre proposte fossero o siano praticabili e per poi sottoporle all'attenzione dei cittadini. Perché fare una proposta senza avere l'avallo degli organi gestionali è la solita politica tatticistica, fumosa, demagogica, la politica delle passerelle, che io ho sempre odiato perché credo di aver fatto sempre un tipo di politica concreta. Ieri ho chiesto alla maggioranza la disponibilità a un confronto, perché nei momenti più difficili ed impegnativi noi dobbiamo far prevalere lo spirito di comune appartenenza a questa città, mettendo da parte le cose che ci dividono ed incontrandoci su quelle che ci uniscono. In questo periodo di emergenziale noi dobbiamo mettere da parte le diversità, le divergenze, i diversi modi di pensare. Qual è stata la risposta, dottor Pistini? Trovare una strada comune. Trovare una, no, ora vi racconterò, trovare una strada comune condivisa nell'interesse della comunità amministrata. Solo così le future generazioni potranno dire che i nostri padri e le nostre madri hanno avuto il coraggio di mettere da parte le diversità e affrontare insieme, così come è successo nel dopoguerra, una fase molto difficile per combattere un nemico invisibile. Hanno chiesto 5 minuti di sospensione. Qui si sono spente le telecamere? Si sono spente le telecamere. Dopodiché sono tornati in aula e mi hanno chiesto, lei la mozione la ritira? Certo la ritiro, a condizione che ci si confronti. Ma non voglio manco che sia una condizione. Io comunque la ritiro perché è una parola. Voi cosa ci dite? Non ci hanno risposto.
Cioè hanno chiesto 5 minuti di sospensione per discutere, venire in aula e non dire niente. Abbiamo posto più volte la domanda, scusatemi signori, avete chiesto, l'ha chiesto il sindaco, 5 minuti di sospensione. Vi siete appartati, avete deciso cosa? Avete deciso qualcosa? Non ci hanno risposto. Ma io vi spiego anche perché. Ho ritirato questa mozione perché voglio avere un confronto con il direttore di ragioneria e il collegio dei revisori dei conti, che io ancora una volta chiamo a responsabilità. Perché se il direttore di ragioneria ci dice in una sua nota, che io vi leggo e mi pare abbia già letto, state attenti a distribuire contributi, state attenti ai contratti, cerchiamo di rivedere i contratti pubblici e privati, state attenti ad utilizzare l'avanzo di amministrazione non vincolato. Lo ribadiscono nella propria relazione i revisori dei conti, la relazione accompagnatrice del rendiconto, e io che avevo detto appunto questo in una proposta del marzo scorso, carico di buon senso, ho detto la ritiro, confrontiamoci e vediamo cosa fare. Non ci hanno risposto, ma ho compreso perché. Ed è una cosa raccapricciante. Abbiamo parlato dell'IMU. Avevo proposto di annullare la TOSAP nel marzo, poi lo ha deciso il governo 2 mesi dopo. Sulla TARIC, che è la tassa rifiuti temporanea, che pagano le attività commerciali per l'occupazione del suolo pubblico, non hanno fatto nulla. Vuoi sapere cosa hanno risposto sulla TARI? Sì. Quando ho sollevato il problema della riduzione del tributo per quelle attività che non hanno prodotto rifiuto e per quelle famiglie che hanno perso il posto di lavoro oppure sono meno ambienti? Lo vuole sapere? Lo vuoi sapere? Tutti lo vogliamo sapere, ci mancherebbe. Benissimo. Prego. Risponde l'assessore ai tributi, il quale dice che a seguito del lockdown è vero che molte attività commerciali hanno prodotto meno rifiuti. Mi devi ascoltare attentamente perché è molto importante e ti serve come redazionale. Invece di fare il redazionale sulle quaglie. Sto attentissimo, dottor Pistilli. Invece di fare il redazionale sulle quaglie. No, sulle quaglie mai, sui piccioni sì, sulle quaglie mai, perché i piccioni fanno un sacco di danni. Ascolta. Ma le quaglie non abbiamo da quagliare nulla. Prego. Sono i piccioni che ci danno fastidio. Sì. Metti in stand-by la telecamera, vatti a cambiare gli occhiali. Non posso, non posso. Questi occhiali fanno parte della scenografia. Dottor Pistilli, fanno parte della scenografia. Allora. No, hanno prodotto minori rifiuti, comportando, lo dice l'assessore, una riduzione dell'attività di raccolta. Cioè la ditta ha lavorato di meno. Questo è riferito alle attività commerciali. Io uso, prima di affrontare un argomento serio per il quale mi dovrei veramente arrabbiare, la battuta, perché è l'unica arma, quella della satira, lo dicevo nella precedente intervista, per enfatizzare ancora di più il dramma che sta vivendo questo paese. Ciononostante, dice sempre l'assessore, la TARI per le attività commerciali non sarà ridotta. Quindi, cari commercianti, la vostra TARI, anche se non avete prodotto rifiuti per 3 mesi, non sarà ridotta. Perché, udite, udite, udiamo, a causa dell'emergenza Covid, l'amministrazione ha richiesto una serie di interventi aggiuntivi atti a contenere la diffusione del contagio a compensazione dell'attività ridotta. Cioè, è vero che la ditta ha lavorato meno perché le attività commerciali hanno prodotto meno rifiuti, però invece di ridurre la TARI ai commercianti, pagate lo stesso. Con quei soldi, indovina che cosa fanno? La disinfezione delle strade. Prego? La disinfezione delle strade.
E cioè come? C'è protocollo sanitario legato alla risposta? Questo non lo so. No, 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 e allora, scusi, non è corretto. Scusi, dottor Pistilli, non è che noi stiamo a giocare qua. Non stiamo a giocare. Non è finita. Dottor Pistilli, dobbiamo avere un po' di pazienza. Se noi facciamo un F24 e sbagliamo la virgola, lo Stato ci fa sedere a Tarallo, chiedo scusa, e lo Stato siete voi, perché voi siete consiglieri comunali, rappresentate le istituzioni. Io sono... Ora voglio capire, perché quando lo Stato deve scrivere, noi dovremmo subire questi provvedimenti. Io voglio capire nei dettagli come è stata fatta la disinfezione, anche la qualità dell'acqua che è stata adoperata, il prodotto che è stato utilizzato, gli orari in cui è stata eseguita la disinfezione e le strade che sono state fatte. Non so se sono chiaro, altrimenti quella è gazzosa con la Z, non con la S. Abbiate pazienza. Qua i cittadini sono stufi di essere presi per i fondelli. E allora qua buttate all'aria le telecamere, spegnete tutto, perché qua ad essere presi per i fondelli noi non ci stiamo. Ed è quello che vogliono. Ma almeno andate su Sky, almeno andrete su Sky, perché sarete il primo comune ad aver buttato all'aria le telecamere del Consiglio Comunale. È quello che è successo nel passato, quando l'opposizione non si presentava in aula e hanno fatto ciò che hanno voluto. No, è diverso, voi passerete alla storia e non solo per questo, comunque lasciamo stare. No, io non passo la storia per questo, perché nel passato non c'ero. Non ho detto lei, ho detto voi, consigliere comunale, non mi metta in bocca questo che non ho detto. E allora, dottor Pistil, come è stata fatta questa disinfezione? Questa potrebbe essere una buona idea, perché porremo dei quesiti anche sotto questo aspetto. Mi hai dato un ottimo spunto. Ma voglio continuare, scusami, forse non ci capiamo. No. Quindi io cittadino perché? Che dovrei pagare... No, se mi interrompi non riesco a concludere. Ma io lo faccio apposta, perché lei deve essere allenato, perché quando è in consiglio comunale la interrompono continuamente. Lo so. E lì non si lamenta in consiglio. Loro lo fanno apposta. Cioè, soprattutto il presidente del consiglio, che ha una particolare simpatia nei miei confronti. Forse perché gli suggeriscono di fare così, lei d'altronde molte volte deve seguire le indicazioni della maggioranza. Poi dobbiamo parlare un po' del suo ruolo alla città metropolitana, fra rotatorie e strade, che sono una groviera, le strade provinciali. Sono ormai 10 anni che sta lì. Sì, io vorrei parlare della SP127, il tratto che non è stato modernato e quello modernato che a breve bisognerà rifare, perché si vedono già gli strati. Quindi io vorrei capire se la polizia provinciale, visto che è stato lì a fare i posti di blocco, poi quando è tornata, perché la polizia provinciale, se non ricordo male, era lei o consigliere o assessore, quando avete approvato il regolamento della polizia provinciale, ci faccia capire se quando sono tornati hanno verbalizzato lo stato della strada dove sono stati a fare i posti di blocco, perché il loro ruolo non è solamente fermare le auto, non so se sono chiaro, le istituzioni devono fare il loro dovere dall'A alla Z, non che vanno come i paraocchi, dobbiamo fermare 3 macchine e vanno lì, quella strada sta in cattive condizioni, sono stati spesi fior di milioni di euro, ci avete costretto per 2 anni a non percorrere quella strada, a tanti disagi e rotture di scatole, e fra poco la dobbiamo rifare. I soldi nostri sono buttati al vento, dottor Pistilli, non so se sono chiaro. Ma questo lo dice a me o al consigliere della città metropolitana? Lo dico a lei, così lei lo faccia arrivare al comandante della città metropolitana di cui avete approvato il regolamento, e magari a qualche magistrato, per andare a verificare se quando lì hanno fatto i posti di blocco hanno scritto che quella strada è in cattive condizioni. Non so se sono chiaro, dottor Pistilli, perché qua fare i politici giusto per fare ci può anche andare bene, ma ognuno si deve prendere le sue responsabilità, dottor Pistilli. Il cittadino non deve subire l'essere fermato e poi mettersi in moto e vedere che c'è una strada dove ha speso fior di quattrini ridotte in quelle condizioni. Circa 5 milioni di euro, perché quella strada l'abbiamo voluta noi. E siamo d'accordo, chiaro. 5 milioni di euro, abbiamo una strada in quelle condizioni. Siamo d'accordo, benissimo. Evviva lo Stato italiano. Per la verità,
Ora, se mi fai parlare, prego, dottor Pistilli, però lei deve comprendere che c'è gente che non arriva a fine mese e quasi buttano 5 milioni di euro per una strada dopo 2 anni di lavoro che sta in quelle condizioni. Chiedo scusa se l'ho interrotto, prego. Allora, per la verità, quella strada ha iniziato a prendere forma come provvedimento, non come, come intervento concreto. Come provvedimento e come finanziamento sin dal 2001. Nel 2006 sono riuscito a far avere ulteriori finanziamenti. Alla fine la strada doveva essere realizzata fino a Sant'Eramo per un importo complessivo di circa 9 milioni di euro. Io non ho capito da quando sono andato via perché è stata realizzata soltanto metà strada. Io questo non l'ho capito. Però e figuriamoci i cittadini. Le questioni che vengono sollevate sono effettivamente interessanti. Una strada nuova è diventata quasi impraticabile da capo. Questo è anche vero. Però c'è qualcuno alla città metropolitana. Io quando ci sono stato alla città metropolitana ho realizzato il ponte sulla via per Gioia, ho realizzato la curva di Scappagrano, l'ammodernamento, l'ammorbidimento della curva. Abbiamo realizzato le rotatorie che sono in uno stato di abbandono. Prima ancora l'impianto semaforico su tutta la zona delle strade, su tutta la circonvallazione. Oggi non vedo nulla, cioè non vedo nulla da 10 anni. Ma questo è un paese che ama farsi del male da solo. Perché nel 2010, la dispersione, nel 2009, la dispersione dei voti alla provincia è stata artatamente praticata per farmi saltare da consigliere provinciale. E io ero destinato ad essere il vicepresidente della provincia. Immaginate per Acquaviva delle Fonti cosa avrebbe comportato, cosa avrebbe significato per un consigliere eletto per la quarta volta e che conosceva a menadito la provincia di Bari e tutto il suo territorio. Va bene, chiudiamo il capitolo, ritorniamo a noi. Dottor Pistilli, resta il fatto che per andare a Sant'Eramo un tratto è stato ammodernato, dove sono stati investiti dei soldi, adesso si spenderanno altri soldi. Noi abbiamo finanziato e l'altra parte non è stata ancora fatta. Noi abbiamo finanziato quella strada per intero fino a Sant'Eramo. Oltre 8 milioni e mezzo di euro. E allora c'è chi deve andare a prendere i fascicoli, verificare dove sono stati bloccati i soldi, se c'è stato un abuso da parte di qualcuno e procedere d'ufficio. Questa è Ma non è compito mio se ci E ci mancherebbe, non è nemmeno compito mio, ci mancherebbe. Il nostro compito è fare gli interessi dei cittadini che ci fanno le segnalazioni, che si sono sacrificati per 2 anni. E non dobbiamo dimenticare che anche il Miulli, quindi lo stesso territorio, ha perso fior di quattrini perché sono venuti meno gli utenti, i disagi dei pazienti. Dottor Pistilli, i disagi dei pazienti che per arrivare all'ospedale dovevano fare quella strada infernale per anni e noi ci ritroviamo ad oggi una strada che ha bisogno di nuovi lavori. Non so se sono chiaro. Ora mi rivolgo in maniera professionale. Caro direttore, ti prego di non mettere il dito nella piaga, perché Acquaviva delle Fonti aveva un sindaco e un consigliere provinciale disponibile dalla mattina alla notte. Ha dimostrato di fare opere, ancora oggi si vedono ad Acquaviva, acque reflue, teatro ed estramurale, che loro non riescono a portare a termine. Abbiamo realizzato rotatorie, la curva di Scappagrano, il ponte su Via Gioia, l'impianto semaforico, ero a disposizione di tutti, la mattina e la sera. Questo è un paese che ama farsi del male da solo. Oggi abbiamo dormienti sia sul comune che alla città metropolitana. Chiedete ai cittadini se riescono a parlare con loro. Non metto il dito nella piaga. Non mettiamo il dito nella piaga, allora mettiamo il dito nel Consiglio Comunale. Quindi, posso riprendere? Quindi l'IMU si è pagata. No, non solo la disinfezione delle strade, la sanificazione con i soldi tari risparmiati per il mancato ritiro dei rifiuti che i commercianti non hanno prodotto per i 3 mesi durante i quali non hanno lavorato. I commercianti pagheranno comunque quella tariffa perché dobbiamo fare la sanificazione e igienizzazione del palazzo comunale. Cioè i commercianti non solo devono trovarsi in condizioni drammatiche,
ma noi con quei soldi andiamo a fare la sanificazione e igienizzazione del palazzo comunale, e gli uffici durante il lockdown erano chiusi perché i dipendenti lavoravano con lo smart working. Non è finita. Vabbè, però Piazza la sanificazione bisognava farla comunque. E beh, perché la devo fare io. L'ha fatta lei? La dovrei fare io. L'ha fatta lei? Non lo so. No, mi sto chiedendo. No. Poi Piazza Vittorio Tutto Emanuele. Pistilli, non trovo più l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Ma non è che lei ha messo la manina, ce l'ha lei, me lo può dare attraverso la telecamera? È sparito non l'ordine del giorno. Non sono ancora in possesso di uno strumento così di sofisticato. Come voi del Comune di Acquaviva che fate i consigli comunali sulla piattaforma 4.0 tecnologia all'avanguardia. L'ho trovato. Guarda, la manina, non avendo uno strumento sofisticato, non potevo utilizzarla ed attraversare lo schermo. Il problema è che tu hai il braccino. Il braccino, c'è tanta gente col braccino e non solo la manina, ha ragione, fa bene a specificare il braccino. Posso continuare? Quindi l'IMU si paga e si è pagata. Piazza Vittorio Emanuele. La TARI è diminuita, consigliere. No, è aumentato. Se mi fai completare, per favore. Con quei soldi hanno sanificato e igienizzato Piazza di Vagna, la stazione, il cimitero. Non è stato chiuso il cimitero, scusate. Per questo era chiuso, per fare la sanificazione. E tutte le aree antistanti supermercati. Ah, le aree antistanti. E questo è quello che ha scritto l'assessore. E perché sono luoghi molto frequentati. Ah, ho capito. E lo pagano i commercianti. Perché i commercianti? Allora, la domanda che abbiamo fatto è la seguente. Sì, ce l'ha Nei tre mesi in cui Pistilli. I commercianti hanno chiuso l'attività, sì, non hanno prodotto rifiuto, hanno diritto ad una riduzione della TARI. Del periodo in cui sono stati costretti a essere chiusi. Beh, loro dicono, non è possibile, perché è vero che l'attività della ditta per il del servizio rifiuti si è ridotta per questa circostanza nei confronti di queste attività. Sì, sì. Ma è anche vero che abbiamo chiesto la compensazione dei servizi. Morale della favola qual è? Che tu commerciante devi pagare 300 euro, quanto dovevi pagare, e anche se la ditta ha smaltito per 200 euro, quei 100 euro servono per sanificare tutto il resto. Quindi alla fine chi paga? I cittadini. I commercianti in questo caso. I cittadini, io dico, perché... Ora, io mi chiedo a questo punto, sì, caro direttore... Mi scusi se la fermo un attimo, ma... Quindi queste le ultime fatture sono state tutte pagate, le ultime fatture, diciamo, all'azienda? Dobbiamo vedere. In che senso? Certamente, sì, a proposito. Sì, quindi c'è l'autodichiarazione allegata alla fattura che nessun dipendente è stato posto in cassa integrazione? Dovrebbe essere. Se l'assessore dà una risposta, ci devono essere anche i documenti. Però se noi passiamo da un argomento all'altro... Non è un argomento all'altro, perché se un'azienda mette in cassa integrazione, costa il doppio poi allo Stato, dai comuni che pagano e lo Stato che paga la cassa integrazione. Non ma sono chiaro, io non mi spiego, ma spero che mi abbiano capito i cittadini. Comunque, mi fai avanti. Finire un attimo, sì, per favore. Sì, andiamo avanti. Che Dio ti benedica, mi sempre, fai finire sempre, altrimenti chi la sopporterà dal punto di vista giornalistico, se non io che la conosco da tempo memore. Ora, io mi chiedo, invece di compensare con altri servizi che indirettamente vengono pagati ai cittadini, posso capire... Considerato che il comune di Acquaviva delle Fonti ha raggiunto il 75% di raccolta differenziata, grazie al quale viene premiato come comune riciclone, grazie all'impegno di tutti i cittadini, noi abbiamo diritto a dei proventi derivanti dalla raccolta differenziata. Non si potevano pagare questi servizi di sanificazione con i proventi della raccolta differenziata. Non ci era stato detto che differenziando di più avremmo pagato di meno. Se questi proventi non servono a calmierare la TARI, perché ogni anno aumenta di più, che fine fanno?
Ecco perché se mi interrompo io non riesco a chiudere poi il discorso. Non solo. I servizi aggiuntivi sono stati pagati, seppure in maniera indiretta, dai commercianti, sì. i quali già pagano una Tari esosa. E già nel 2018, ti ricorderai molto bene lo scherzetto che fu fatto, abbassare la Tari sulle utenze domestiche, notificando le cartelle durante la campagna elettorale, qui naturalmente il cittadino diceva, Madonna mia, è vero che sto differenziando, ma è anche vero che sto risparmiando. Quindi ogni famiglia risparmiava le 80-100 euro. Tutto quanto è stato caricato sulle attività commerciali, le cui cartelle sono state notificate dopo la campagna elettorale. Vabbè, ma quelle... Ci sono attività commerciali che hanno avuto cartelle per 14, 20, 46 mila euro. Ed è stato promesso il bonus Tari. Lei l'ha visto il bonus Tari fino ad oggi? Io scoprì questo durante la campagna elettorale. Le attività commerciali non mi hanno creduto. Ad oggi, nonostante la promessa del bonus Tari, prima, durante la campagna elettorale, a tutte le utenze domestiche, ora ridotta solo a 4 categorie. Hanno presentato, devi sapere, che abbiamo fatto una segnalazione puntuale e dettagliata al direttore di ragioneria e ai revisori dei conti. Su cosa? Perché per ottenere il bonus Tari, loro lo chiamano finanziamento alle attività, bisogna presentare un progetto di pubblica utilità. Bisogna essere in regola con i tributi, il pagamento dei tributi. Bene, io voglio capire una cosa, che cos'è un progetto di pubblica utilità? Può essere un progetto di pubblica utilità mettere una fioriera fuori dalla propria attività? E come? Sì, in che senso? Si abbellisce il territorio, l'area, si dà più spazio ai cani per far la pipì. Ah, bene. Quindi quando io per ogni bambino nato ho piantumato 1730 alberi, cosa merito? Una statua? Non conviene in questo periodo farsi fare le statue. Le imbrattano. Non fa niente. Dottor Pistilli, mi permetta alcune osservazioni, ecco. A proposito... No, il problema del progetto di... Allora, il problema sì, della Tari... Ma ne abbiamo già parlato del progetto di concludo, pubblica utilità, concludo. Sì. Io non sono contro nessuno. La Tari... Ci mancherebbe, nemmeno noi. La Tari è un tributo che va a coprire integralmente il costo del servizio, sì. Ed è a totale carico dei cittadini, sì. È chiaro? Sì. Lei lo sa che nel rendiconto abbiamo crediti di dubbia esigibilità che ammontano a 3 milioni e 600 mila euro circa e si presuppone che siano tutti i pagamenti mancati della Tari negli anni? Di vecchia... Quando vi dicevo nei consigli comunali che stiamo fuori di quasi 4 milioni di euro, cosa vi dicevo? E cosa dovesse succedere se questi crediti non saranno recuperati? Dottor Pistilli, io vorrei rendere in conclusione questo argomento un po' più semplice ai nostri telespettatori, perché se si va troppo sul politico, poi... Politico? Io credo di averlo fatto in maniera tecnica, non c'è nulla di politico in questo sì, mio intervento. Sì, sono d'accordo, ma voglio dire, dobbiamo snocciolare un po' alcuni temi. Lei dice che sono stati svolti dei servizi aggiuntivi, sì. Quindi che hanno compensato l'attività inferiore dovuta alla chiusura di attività, giusto? Ma non lo dico io, lo ha scritto l'assessore, noi abbiamo il documento scritto. Sì, e vabbè, lei l'ha detto e quindi prendo atto di questo. Allora io dico, ma per i servizi... per i disservizi invece, qual è la relazione? Cioè, voglio capire. Allora, a cosa fai riferimento? E faccio riferimento. A cosa fai riferimento? Allora, scusa. Diciamo, i servizi non effettuati, il mercato settimanale di merci varie e di generi alimentari non si è svolto. Quindi
Quindi quell'area non è stata né pulita né sanificata. Ottima riflessione. No, non è la sola, non si preoccupi, dottor Pistilli. Poi tutte le strade che non sono state spazzate con la spazzatrice personale a terra, quanto in meno devono prendere dalla ditta? Ce lo dico io, con le riprese e metto io la firma e vengo io a testimoniare. Facciamo così, così risolviamo il problema, dottor Pistilli, perché qui a proposito di tari e di disservizi, qua si gira attorno, non so se sono chiaro, e la dobbiamo finire di girare attorno. Nel momento in cui c'è una strada dove c'è il segnale di vieto di sosta e deve passare la spazzatrice e sul mezzo è prevista la scatoletta con latitudine e longitudine e fascia oraria in cui il mezzo è lì, andate a farvi dare tutte le letture, abbiate pazienza. Non ci vuole lo scienziato, basta leggersi il capitolato. Allora io dico, altrimenti fate dichiarare dal direttore che paga le fatture, che ha verificato tutti questi dati e si prende la responsabilità di quitanzare le fatture nel momento in cui si rende conto che il capitolato è stato svolto regolarmente, perché la fattura viene fatta rispetto al contratto. Allora io dico, dottor Pistilli, i mercati non si sono svolti, le strade non sono state spazzate come previsto al capitolato, ci sono stati quindi dei lavori in meno, verificate se nessuno è stato posto in cassa integrazione, che la forza lavoro sia stata la stessa di gennaio, di dicembre e di novembre, quella prevista contrattualmente, dopodiché se l'azienda ha fatto dei servizi aggiuntivi, e che cosa vi devo dire? Ha sbagliato il comune a non porre a base d'asta quei servizi aggiuntivi affinché potessero essere svolti da chi offrisse il prezzo migliore, perché ci poteva essere Gino che avrebbe pulito o sanificato l'ambiente o fatto la disinfezione non prevista dal contratto, ma come extra rispetto al contratto, al 10%, al 20%, al 30%, al 50% in meno. Sono stato chiaro, dottor Pistilli? Certo, certo. Non condivide queste osservazioni? Io so ascoltare a differenza tua. Ma non sono io che devo ascoltare, dottor Pistilli, sono i telespettatori. Io quando faccio queste osservazioni, perché grazie ai telespettatori che sono molto astuti, che vengono dati degli spunti molto interessanti. Ma io prendo spunto dai telespettatori, non è che io sono, non si preoccupi, anche io so ascoltare i nostri telespettatori. Dopodiché, un'altra cosa che mi chiedo, se voi avete costretto, voi istituzioni, ad abbassare le saracinesche a un bar, per quale motivo per quei mesi deve pagare la stessa Tari? Ma è quello che ho detto finora. Lo so che lei l'ha detto, ma non mi sembra regolare. È certo che no. Ma infatti io sto prendendo nota anche di alcuni... Cioè lei avrebbe dovuto chiamare l'azienda e dire, siccome le attività da svolgere sono il 20% in meno, metta il 20% del suo personale in cassa integrazione, così paga lo Stato e non carichiamo la fiscalità locale. I poveri cittadini. Allora, io ti ho ascoltato in silenzio, scusami, ogni volta mi... Non è d'accordo su questo, la politica deve anche vedere al di là, giusto? Molto importante. Anche perché voi non avete mai voluto aprire questo famoso tavolo e sentire chi rappresentava i cittadini, per cui adesso ve le prendete dopo aver combinato i disastri, abbiate pazienza. Perché io ho chiesto il gruppo di lavoro che loro hanno convocato soltanto una volta, per tenere una manifestazione farlocca giù al comune alla quale hanno partecipato 25 addetti ai lavori. Fermati però un attimo, te lo chiedo per cortesia. No, aggiungo solo un'ultima cosa che mi hanno inviato. Poi mi hanno detto che la sanificazione, ed è stata anche pubblicizzata sui network del comune, è stata effettuata gratuitamente attraverso l'elettropulsata, la sanificazione elettropulsata, è stata anche dimostrata con delle immagini. Non era il comune quella, non riguardava il comune quella, si ricorda? No, questo? No, io ho letto la... Così nota mi scrivono in un messaggio. Ho letto la nota che mi ha mandato l'assessore, quindi io mi attengo a ciò che leggo, perché anche il fatto... Se però mi fai finire per favore il discorso, altrimenti devo venire lì e ti devo spaccare gli occhiali. No. Ascoltami un attimo, no. Ti prego.
non mi così violento, voglio... così violento è lei, dottor No, Cristina. Mica violento, no, per carità, ma perché sono brutti, te li voglio far cambiare, non perché sono violento. Ma si risolve il problema regalando un bel paio di occhiali, e qual è il problema? Ma non distruggendo i vecchi, poi tolgo i vecchi e metto i nuovi, vedo, vede, le faccio vedere degli altri, ecco, mentre lei parla io cambio gli occhiali, perché è bene che ne ho presi di diversi modelli per farla contenta. Così ha la possibilità di verificare quelle che più gli piacciono, perché se questi non gli piacciono metto questi altri, vediamo un po', che ne pensa di questi? Sono Senti, migliori. Non lo so, se sono più brutti gli occhiali, non lo so. Come nemmeno questi gli piacciono. Questi sono per quando faccio le interviste alla politica locale, perché fanno vedere meglio da vicino. Ok, ma hai provato ad andare sott'acqua con quelli? No, quella è la maschera. La maschera, quando noi chiedevamo alle istituzioni le mascherine, e non c'erano, ci siamo industriati con le maschere. Ho capito. E poi stanno i mascheroni. Quelli sono per tutti noi, i mascheroni. Beh, dottor Pistino, allora dicendo, ci dica qual è l'osservazione. Io ho preso spunto, o meglio appunto, in merito al fatto dei mercati, perché poi ci sono i mercati settimanali e quelli ortofrutticoli, no? Certo. Bene. Sulle spazzatrici è una cosa che voglio verificare, a meno che non mi date una documentazione, e quindi dovremmo andare a chiedere la lettura. Lei chieda la lettura, che io le do la documentazione da dove si evince che non è stata eseguita. Se c'è qualcuno che dice il falso, poi ne risponde dai carabinieri, abbiate pazienza, perché io le do le immagini con la mia firma, facciamo la verifica con le letture della scatoletta, così la finiamo una volta per tutte di truffare coloro i quali si ritrovano le strade sporche, non so se sono chiaro, come altro ve lo devo dire? Me la puoi fornire, sono chiaro o non sono chiaro? Me la puoi fornire questa documentazione? Ma certo, sono anni di documentazione, ma io voglio la lettura delle scatolette con l'orario e la dichiarazione in cui sono stati lì a pulire, dopodiché chi dovrà verificare dirà chi scrive il falso e dice il falso, così la finiamo una volta per tutte, caro dottor Pistilli. Io dico caro dottor Pistilli perché lei è consigliere comunale, se ci fosse stato il sindaco, l'assessore o qualche altro gli avrei detto la stessa cosa, perché voi comune non avete mai esercitato quella trasparenza a proposito di questo argomento, ossia di aprire alle parti sociali un tavolo per parlare di svolgimento del servizio di igiene urbana al comune di Acquaviva. Ora stai raccontando un sacco di inesattezze. L'avete svolto questo tavolo? Io ho chiesto la partecipazione di tutte le realtà associative. Ho chiesto la costituzione di una commissione speciale che mi fu bocciata perché volevano l'osservatorio sui rifiuti che non si è mai riunito. Perfetto. Ho chiesto la costituzione di un gruppo, ho presentato almeno 30 mozioni e il risultato e ho mandato almeno 50 lettere fra anticorruzione, Corte dei Conti, Regione, tutti gli organi delle regioni, tutti i sindaci all'Ager. E ci avevano da fare. I risultati, dottor Pistilli, che questo tavolo non c'è mai stato. E se vuoi ti faccio vedere anche le copie. Anzi, te le consegno pure. Il risultato è che il tavolo non c'è mai stato, dottor Pistilli. Certamente, questa non è colpa mia. Perché ma chi sta dicendo che è colpa sua? Chi sta dicendo che è colpa sua? Io però voglio, possiamo ordinare i lavori. Questo è un problema che secondo me dobbiamo, perché è molto articolato e ieri lo abbiamo discusso. Cioè qui sono passati 4 mesi. Ma dottor Pistilli, il problema è che voi discutete tra di voi. Voi non siete i padroni del comune di Acquaviva. Quando dico voi intendo consiglieri comunali, assessori. Voi non siete i padroni di nulla. Siete rappresentanti. Non potete parlare di questi argomenti escludendo le parti sociali. Non so se è chiaro. E lei ride, ma la verità è questa, perché ne parlate tra di voi. Ma questo lo devi dire a qualcun altro, abbi pazienza. Vabbè, a chi lo posso dire? Lei adesso è qui come nostro gradito ospite, lo dico a lei, poi lei lo riferirà nelle sedi opportune. Tu hai dimenticato forse un altro problema, che è la campagna di comunicazione. La campagna quelle di 300.000 euro, non l'ho dimenticata quelle 300.000 euro? No, sono 40.000 euro l'anno. A comune, ma in totale 300.000 euro. Come? Il totale della somma è 300.000 euro, poi ogni comune... 300.000 euro. Sono 2 anni, a meno che non mi sbagli, che noi non riceviamo il calendario che disciplina
gli orari e i giorni di consegna del rifiuto. Non so se si tengono manifestazioni presso le scuole, di sensibilizzazione, presso enti, perché soprattutto in questi 3 mesi non si sono tenute. Questo è un altro aspetto fondamentale. Sì, ma sempre non viene discusso con le parti sociali, questo è il problema, dottor Pistilli, cioè con chi paga le tasse, con chi paga il servizio, comunque fate voi. Però io posso chiederti ufficialmente, ora che sei in televisione, considerato che ieri abbiamo affrontato il problema dell'appalto della nettezza urbana. Sì, farete una nuova gara, che farete? No, io ho chiesto all'ingegnere capo e mi ha scritto non posso fare nulla se prima non ho un indirizzo politico. Al comune di Acquaviva trasferisce all'Aro, l'Aro trasferisce ai sindaci. E San Michele è diversa da Acquaviva delle Fonti. Potresti cortesemente, te lo chiedo ufficialmente, sì, dedicarmi un'altra seduta per questo problema che vorrei sviscerare con te, con carte alla mano, eh? Sì, però mi inviti anche un consigliere comunale della maggioranza, così facciamo un dibattito con la presenza di chi è il consigliere della maggioranza. Ma non posso farlo io. Sì, perché? Lo faccia lei, fra colleghi, tra di voi. Va bene, promesso, quando potremmo farlo? Quando volete, sono a vostra disposizione, così tra di voi dibattete e vi confrontate, è giusto che vi sia qualcuno della maggioranza, io non posso perdere tempo a fare inviti a cui non rispondono, poi no, chi ci deve andare al mare, chi ha problemi, chi ha quell'impegno, chi quell'altro, non voglio perdere tempo in queste cose, c'è la disponibilità di un consiglio comunale della maggioranza. Sì. Mi permette una battuta? Sì. Ieri, ancora una volta, per l'ennesima volta, ma questa è la voce che viene fatta girare artatamente ad Acquaviva delle Fonti da parte di molti mistificatori, è che mi accusano di vivere a gioia. Ok? Tu sai molto bene che io vivo a gioia dal 1994, cioè da quando mi sono sposato. Però ho uno studio ad Acquaviva che frequento ogni giorno e ogni giorno ricevo. E che c'è di male? Mi potresti aiutare a capire una cosa, per favore? Sì. Ma ti sto parlando seriamente. E che cosa? Mi aiuti a capire una cosa. Com'è possibile che questi miei avversari politici mi criticano perché abito a Gioia, cioè ad uno schioppo a 10 chilometri? Sì. E sto ogni sera allo studio a ricevere gente e non vedono, per esempio, non c'è nulla di male per carità, ma non dicono nulla per chi viene da Milano dopo 20 anni, 30 anni, senza avere uno studio, senza aver mai ricevuto una persona e continua a non ricevere persone, viene eletto sindaco. E per giunta nessuno dice nulla, ma criticano me che viene da gioia. Ma scusi, cioè il problema qual è? Ma dottor Pistilli, un po' di pazienza, ma che l'amico Davide venga da Milano e che lei vivi a gioia, e c'è qualcosa di irregolare? No. No. Per cui no. Chi tira fuori no, questo? No, è per tacità, no, siccome c'è qualcuno molto vicino all'amico Davide che mi rinfaccia questa cosa e non vede. E fa male, perché rinfaccia che cosa? È irregolare, altrimenti lei non potrebbe svolgere il ruolo di consigliere comunale e l'amico Davide il ruolo di sindaco. Siccome lo svolgete tutti e due, chi in maggioranza rappresenta il governo cittadino no, e chi all'opposizione. Io non parlavo di irregolarità. Io parlavo di critica politica perché cercano sempre di dire questo fatto di gioia, ma non vedono la trave nel proprio occhio, che c'è qualcuno che viene da Milano, non c'è nulla ma, di male. Ma scusi, dottor Pistilli, ma il direttore di ragioneria da dove viene? Appunto. No, me lo dica lei, me lo deve dire lei. No. L'ingegnere che sta sull'ufficio tecnico da dove viene? No, l'ingegnere capo da dove viene? E lo dico io, da dove lo devo dica lei. E quindi questi signori, prima di preoccuparsi da dove vengono i consiglieri comunali, devono comprendere che se è regolare la legge lo consente, queste quisquiglie servono solo a far perdere tempo. Sono abbiate pazienza, ma interessatevi delle persone che hanno bisogno, anziché delle.
Meno male che mi sono fermato, dottor Pistilli. Lei mi sta tirando per quei quattro capelli che ancora ho. E comunque le dico un'altra cosa, si faccia dire dall'assessore se l'acqua che prelevano da Piazza di Vagno, quanto pagano per l'acqua che prelevano da Piazza di Vagno, dei 10.000, dei centinaia di mila litri che viene utilizzata dall'azienda. Quella è nostra acqua del demanio, ci vuole una delibera di consiglio per adoperarla, per utilizzarla. Voglio vedere, io voglio sapere quant'acqua hanno prelevato, abbiate pazienza e controllate la falda se è inquinato o meno, perché per utilizzare quell'acqua dovete controllare se è possibile utilizzarla per fare quello che voi fate. Mi dovete trovare nel contratto, nel capitolato, dove c'è scritto che l'azienda deve utilizzare l'acqua degli acquavivesi. Non so se è chiaro, visto che voi avete fatto questi servizi aggiuntivi. Ecco, devo dire, dottor Pistilli... No, però ora ci stiamo perdendo, dobbiamo organizzare... poi ci dovete spiegare se si svuota il cestino o si raccolgono le buste. C'è tanto da dire su questo capitolato, ma finché ve la raccontate tra di voi, io insisto, perché i cittadini devono entrare nella testa che la politica deve perdere il vizio di allontanare le parti sociali. In due anni, o quattro meglio dire, le parti sociali non hanno mai potuto partecipare a un servizio. Cioè, ma io voglio capire, per la mensa scolastica si sentono i genitori, per quattro soldi che si spendono per i bambini si sentono i genitori, gli assessori si dimettono, e per 3 milioni e mezzo di euro per un servizio così importante per l'ambiente e per la città non si ascoltano le parti sociali. Ma dottor Pistilli, è meglio che cambiamo ragionamento, perché su di questo c'è molte persone devono dare tante spiegazioni, non a me, ai cittadini, del fatto che le strade sono sempre più sporche, la spazzatrice non passa secondo quei divieti di sosta ed orari, e in più mi dovete spiegare se nei giorni festivi, e non c'è scritto nel segnale, la spazzatrice deve passare o meno. Quindi quella cartellonistica è sbagliata, perché se il martedì è la festa patronale o è giorno di festività, io cittadino ho il diritto di sapere se posso parcheggiare la macchina o meno e di sapere se quella strada deve essere spazzata. Non so se sono chiaro. Sono tutte osservazioni che i cittadini pongono, ma a chi le devono porre? Se non c'è un dialogo, non c'è un tavolo aperto con le parti sociali. Mi segue, dottor Pistilli? Certo che ti seguo. E poi vogliamo sapere se quando piove la spazzatrice deve operare o meno, se l'operatore ecologico deve spazzare o meno. Non so se sono chiaro. Se gli indumenti, per quale motivo nei primi due anni li ha raccolto l'azienda che aveva la convenzione col comune di Acquaviva e non l'azienda che ha vinto l'appalto. Non so se sono chiaro. Quindi sulla bilancia del dare e avere, servizi svolti e servizi non svolti, va messo tutto. Per mettere tutto non si possono lasciare fuori i cittadini, perché i cittadini sono coloro i quali sono le sentinelle di voi consiglieri comunali, coloro i quali vedono cosa avviene nelle loro strade. E voi, non lei, voi avete tenuto fuori queste sentinelle per 4 anni. Mi scusi, dottor Pistilli, ma io devo approfittare dell'occasione di tenere lei in collegamento, perché... Lei ha molta esperienza, sa come far arrivare questa voce ai suoi colleghi, anche ai più sordi e a coloro i quali sono impegnati in altri lidi, anche se in questo periodo. Posso? Se poi vuol sapere i lidi, glieli posso anche dire, via il numero telefonico e indirizzo. Noi dobbiamo... Sì, prego. Organizzare, se me lo consenti, un confronto sull'appalto della testa urbana, perché bene o male o ci sarà un decreto sindacale oppure una gara a ponte, e tutte queste anomalie, tutte queste criticità, in una nuova gara dobbiamo comunque cercare di risolverli. Ma la cosa più importante è che a più di 4 mesi dalla sentenza confermativa dell'annullamento dell'aggiudicazione che è avvenuta nel 2018, il Comune non ha ancora fatto nulla. Io voglio
esibire una serie di documenti che dimostrano l'inerzia dell'amministrazione comunale. Quindi, scusi, la Commissione dell'Ambiente da chi è composta? Inviti il Presidente della Commissione Ambiente a parlare di questo argomento, dottor Pistilli. Certo, facciamo anche questo, Presidente Commissione Ambiente, sperando che conosca il provvedimento, il problema. Però questo qualche altro componente della Commissione Ambiente, insomma, visto che parliamo di rifiuti, penso che la Commissione Ambiente sia quella più adeguata, i componenti della Commissione Ambiente di maggioranza siano i più competenti in materia. Direttore, allora, io quando ti chiamo, o meglio, mi rivolgo con in maniera, definiamola, ufficiale e non amicale, è perché sto per dire delle cose che ritengo debba focalizzare. Noi abbiamo un annullamento della aggiudicazione della gara del luglio 2018. Arrivato in ritardo. Prego? È arrivato con molto ritardo, perché intanto l'azienda ha potuto fare un'attività che non avrebbe dovuto svolgere. Questo dobbiamo dirlo. No, questo noi l'abbiamo scritto anche alla... No, ma dobbiamo dirlo ai cittadini che per avere giustizia devono aspettare dal 2016 al 2020, 4 anni. Ma stiamo a scherzare, dottor Pistilli? 4 anni! Ma mi interrompo, abbi pazienza, se mi interrompo, non è così, la politica deve trovare soluzioni. Vabbè, dai, ok. Se mi fai parlare, prego, un attimo. Prego, dottor Pistilli, io la faccio parlare, È la miseria. Certo che sei anche tu un tipo strano come quelli. Che poi la stessa faccia, Tino, più o meno. Gli occhiali cambiano. Prego, dottor Pistilli. Mi fai parlare. Sì. Il problema è questo. Una ditta che si aggiudica un cartello, che si aggiudica una gara. Sì. All'interno di questo cartello c'è una ditta che non ha l'iscrizione all'albo per svolgere lo smaltimento dei rifiuti. Sì. Il dramma qual è? Non è la svista che è umana, è che una volta giudicata la gara sono arrivati dei ricorsi che hanno detto che una delle ditte afferenti il cartello aggiudicatario non aveva i requisiti. Il comune ha comunque firmato il contratto senza andare neanche a verificare la fondatezza di quei ricorsi. Ma non solo il comune di Acquavio ha firmato i contratti. Certo, la ditta, certo, non solo il comune di Acquavio. Era un facsimile, ditta... il contratto, diciamo che era un facsimile uguale per tutti i comuni afferenti alla stessa Aro, giusto? Con una differenza però. Sì, e come? Che la ditta del fiume. Sì. Svolgeva il servizio ad Acquaviva, a Gioia ce n'è un'altra, sì. A San Michele è un'altra. Sì, certo. È proprio quella ditta che stava ad Acquaviva e queste cose dobbiamo dirle. Eh sì, però è tutto il contratto che è venuto meno. Oh, allora nel 2018, la gara, viene annullata, sì. Nel 2018 viene annullata l'aggiudicazione. Il cartello presenta ricorso per revocazione, la domanda viene rigettata. Si va al giudice dell'ottemperanza, sì. Il giudice dell'ottemperanza dichiara che la ditta addirittura non doveva essere ammessa alla gara, sì. Conferma quindi la sentenza del 2018. Sì. Ora, io dico, una gara di circa 126 milioni di euro, appunto, in 9 anni, può essere gestita in questo modo? No, è naturale che no. E loro sono vantati. Vi ricordate quando su Facebook, perché poi su Facebook ci sono le torme di sostenitori, è arrivata la raccolta differenziata, il paese sarà più pulito, il paese più pulito, i cittadini pagheranno di meno, i cittadini pagano di meno. Ma come mai riescono a gettare fumo negli occhi degli acquavivesi? Io è questo quello che mi chiedo ed è questo ciò che mi preoccupa. E oggi la cosa strana, sai qual è? Che quando c'ero io, i giornalisti, alcuni giornalisti, facevano l'articolo sulla carta, sì. oggi tutto tace, tranne questa emittente televisiva, tutto tace. Non siamo solo noi che ne parliamo. Ma a prescindere da questo, sì. Acquaviva Live,
mi pare che il direttore sia tuo fratello. Sì, ma non mi riferivo ad Acquaviva Live, parlavo a livello generale. No, Acquaviva Live. Sì. Acquaviva Live. Sì. Ha intervistato l'assessore diversi mesi fa. Stiamo facendo, io vi farò vedere tutte queste carte, stiamo provvedendo. Lo so. Siamo arrivati a giugno. Eh sì. Non abbiamo fatto ancora nulla. È di quello che mi lamento io, che i tempi sono troppo lunghi, non è possibile, i cittadini, specie in questo periodo, hanno bisogno di tempi più brevi. Dottor Pistilli, però per concludere, perché siamo veramente in conclusione, lei avrà i suoi impegni, la ringrazio, si è esaurita anche la batteria del tablet. Dicevo, quindi l'IMU è stato confermato. Io penso che da quelle parti non solo la batteria stia andando in tilt. L'IMU, se manca l'energia elettrica, è colpa sempre della politica, si ricordi, perché è la politica che stabilisce dove devono installare, ubicare le zone degli impianti elettrici. Stai attento a chi dare le autorizzazioni, se devono andare sotto servizi o in via aerea. Siete voi, dobbiamo dire la verità, non lei. Quello che accade nel mondo è la politica che lo decide. I cittadini e votano evidentemente quello che noi abbiamo, dottor Pistilli. Quindi? E quindi la colpa dei cittadini. E della politica che non rappresenta i cittadini in maniera corretta. Però, dottor Pistilli, io le volevo chiedere, l'IMU è confermata. L'IMU è confermata. Basta citare Benedetto Croce o Machiavelli. Machiavelli cosa diceva? Non c'è vulgo che non sia disposto a farsi ingannare. Benedetto Croce cosa diceva? La classe dirigente è lo specchio della società. Oh, adesso detto questo, l'IMU è stata confermata. È stata confermata, giusto? La Tari. Anzi, correggiamo, della gran parte della società, di parte della società. Ecco, io la vedo in maniera differente da Benedetto Croce. Eh sì, una questione di lasciamo stare. Allora, la Tari c'è. C'è. Solo la TOSAP, perché è stato lo Stato a bloccarla. Poi dobbiamo parlare. Che tasse domani ci avete tolto? Consiglio a livello locale, che tasse ci avete tolto? Niente. Come niente? No. Domani noi abbiamo si deve tenere un altro consiglio comunale per discutere di tutte queste variazioni di bilancio, compreso la procrastinazione del pagamento di alcuni tributi. Oh. Oggi però scade l'IMU. Ed è stata pagata. Chi è che non ha pagato l'IMU? Scade pagata. Oggi l'acconto. Perché noi volevamo proporre ieri anche la riduzione dell'IMU. Guarda caso è venuto meno il numero legale. Cosa della riduzione dell'IMU che non si potrà fare domani, perché già oggi hanno pagato la prima rata. Sono chiaro. Ecco perché, ecco perché lei, tu, Maura, lei come direttore, qualche volta mi intervisti un pochino di più. Così andiamo a sviscerare. Ha ragione. Andiamo a sviscerare una serie di problemi. Ha ragione, concludiamo il collegamento. Quindi tasse confermate. Quindi che domani c'è il consiglio comunale. Però c'è anche una cosa da dire. Se al comune non giungono i fondi dallo Stato, come deve pagare l'energia elettrica, i dipendenti, i servizi? Insomma, i soldi servono. Certo. Da qualche parte devono arrivare. E allora occorre fare degli interventi mirati. Quali potrebbero essere? Invece di distribuire contributi a pioggia, invece di dare patrocini così, senza alcuna valutazione attenta, perché sul patrocinio mica io mi fermo, io chiederò le valutazioni. Abbiamo capito, Bene, cerchiamo di fare una programmazione seria. Dottor Pistilli, io voglio capire, è possibile che noi non siamo l'unico comune a pagare una Tari così alta? È possibile che noi non abbiamo la tariffazione puntuale, pur essendo prevista nel bando di gara? È possibile che sull'IMU non ci siano altri comuni che invece del 9,60 fanno pagare l'8,60 e comunque rimangono in piedi? Dottor Pistilli, cominciate a ridurre i dirigenti, per piacere. Cominciate a ridurre le figure dirigenziali, risparmiamo quei 300-400 mila euro, non mi ricordo quanti
quanti sono. Non c'è bisogno, qui non ha bisogno di figure dirigenziali, cerchiamo di risparmiare, togliete tutte le premialità. Allora le faccio alcune osservazioni e poi magari le verificate. Se nel periodo del coronavirus è stato preso in considerazione l'eliminazione di qualsiasi premialità fino al 31 dicembre 2020, cioè il giorno in cui ci auguriamo si riprenda il PIL, nel 2021 dicono che ci riprenderemo. E quindi se, visto che c'era l'emergenza, il Comune ha avuto la possibilità di ridurre anche le attività, che le devo dire, da 3 milioni e mezzo di euro alla spesa generale, a ridurre meno i servizi, visto che l'azienda avrebbe potuto mettere in cassa integrazione i dipendenti e quindi ridurre il carico da parte del Comune. Insomma, se c'erano delle norme da parte dello Stato date ai comuni affinché potessero i comuni chiudere un po' le spese ricontrattando con le aziende questa fase, perché l'emergenza è per tutti, insomma, non si può confermare la stessa cifra per una spesa così notevole di 3 milioni e mezzo circa all'anno nel momento in cui una città per 3 mesi è bloccata, è ferma, il PIL è fermo a livello locale e quindi anche nazionale, ci mancherebbe. Non è d'accordo su queste osservazioni? No, sono d'accordo. Io, a differenza tua, quando devo ascoltare qualcosa di interessante, taccio. Sì, io invece parlo spesso e proprio lei in quel momento sta dicendo le cose interessanti. E lo so. Sì. Purtroppo è un difetto che abbiamo. Tu sei proprio difettato. E questo è il problema, e non è colpa mia, la classe del 63 che ha qualche problema. Ci sono anche pezzi buoni. E se avevo dimenticato che lei era la classe del 63, non mi esco fuori schermo però. Classe di ferro, sì. Però la vogliono estinguere, ha visto? La vogliono estinguere. Ci provano spesso, ma non ci riescono. Non ci riescono, e lei tenga duro. Tenga soltanto duro. Il buon Dio. Tenga accesa la telecamera, non la metta in nero, non la spenga. I miei avversari non si ribelleranno mai di me, a meno che non intervenga il buon Dio. Tanto mi vedranno sempre sulla scena. No, noi ci auguriamo il bene di tutti, che tutti stiano bene. No, non lo dire tu, che tu porti scalone. Non è mai successo. Perché deve dire questo? No. Non scherziamo su queste cose. Oh, dottor Pistilli, buona serata, grazie di questo suo intervento. Domani abbiamo il consiglio comunale. Buon divertimento, cantatevela come sempre tra di voi. Allora poi ci sentiamo per una prossima intervista. Sì, ma sarà più breve perché avrò esaurito le batterie, non faccio in tempo a ricaricare. Ma ti ho detto che non sono le batterie, sono ecco, esaurite. Sta cadendo la linea, vedi, si sta spegnendo. Là c'è sicuramente qualche bullone che è saltato. No, questa intervista è durata più di un'ora. Certo. Più di un'ora. Dottor Pistilli, la ringrazio di questa sua disponibilità. Tante belle cose, buon lavoro, un abbraccio a tutti. Ricambiamo. Buona serata e buon proseguimento. Saluto anche i telespettatori. Ci faccia sapere se qualcuno della maggioranza partecipa alla trasmissione, al dibattito. Ci farà piacere. Noi non abbiamo tempo da perdere a fare inviti. È il loro dovere informare la cittadinanza. Se hanno tempo a disposizione per i loro cittadini, noi abbiamo le linee telefoniche aperte. Non dobbiamo pregare nessuno.